C'è una strana sensazione, ragazzi, ma una sensazione proprio di cetriolo che va di traverso, non so per quale motivo. Detto questo, cominciano ufficialmente le qualificazioni al prossimo europeo, Euro 2024. E l'esordio, regà, de peggio non ci poteva capitare come esordio. Ci abbiamo l'Inghilterra, seppur in casa nostra. Ce la giochiamo al Maradona. Detto questo, sono qui per reagire in diretta a tutto quel che accadrà. Sto per farvi il mio pronostico, marcatori e risultato esatto. Diamo immediatamente il via alla super sigla, quella più bella maglianta italiana. No, romanista no, youtubista, vabbè, Spinazzola, romanista, youtubistica, gente, smadonnante, le nonne, le zie, le cugine, non ci so cose più divine, le primavere di YouTube Italia. E ci vediamo tra pochissimo con il nostro, un'altra volta sto... Oh mamma mia, oggi la vedo male. Vai che è meglio, ma tanto voi già sapete come è andata a finire, vai. Fatta la cacca, il culo si sciacqua, bidi bibo di bidè. Dai, lavati il culo anche tu come me, bidi bibo di bidè. Pronostico, marcatori e risultato esatto. Ve l'ho detto, io spero di sbagliarmi, ragazzi, ma c'ho una sensazione negativa. Non so per quale motivo. E 1-2 Inghilterra, passano in vantaggio loro, probabilmente con Saka, non Sakla. Noi pareggiamo con pareggiamo con Pellegrini e loro purtroppo, ahimè, secondo me, scusate il gioco di parole, faranno l'1-2 con Harry Kane. Ma vi ho detto, tanto voi già sapete come è andata a finire, conseguenza, se vedremo tra poco, dai. Che sta per cominciare? Le porga la chioma. Ma non è quello originale. Cioè, peggio che su Instagram mettono le cose farlocche perché non è più consentito. Pronti alla morte? Pronti alla morte? Sono rimasto un po' là. Bravi, insomma, bisogna vedere mo quello che combinate. Poi ve lo dico io se siete bravi o se siete pezzi di merda. Dai! Sono partiti! Mi raccomando, anche se stasera non la vedo buona, ma mi raccomando! Già siamo partiti bene! Fermatevi! No! No! Ne ho perso palla! Fermi che ripartimo! E la buona palla! Ma perché strillo? Raga, questa era una buonissima occasione! Non l'ha incocciata! Bello il recupero, vai! Barella tira! Oh, mamma! Chiamateglielo! Oh, ma siamo cattivi, oh! Non me l'aspettavo così cattivi, vai! Palla a mezzo angolo, bravi! Oh, e non lo fate tirare, però! Fallo! Meno male che l'arbitro non fischia niente, raga! Cioè, meno male, voi perché ci ha detto bene, poi se fischia qualcosa che ci dovrebbe fischiare. Queste sono palle che devi perdere. Chiudi? Chiudi? È passato! E questo guarda come va. Per fallo, gli hanno fatto il sandwich, raga. Gli hanno fatto un bel tramezzino. No, un bel panino. Mamma mia, Donnarumma, ma che hai fatto? Mezzo rischio. Poi ha fischiato l'arbitro, fallo in attacco, però. Che ripartenza, mo, ragazzi. Questi sono forti e veloci. Attenti a Saka. Mamma, Donnarumma, che ha preso! Una ciabatta di Bellingham, ragazzi, se non vado errato. Mamma che ciabatta, come gliel'ha tolta Donnarumma! No! Via! Ma che gli stai a dire all'arbitro? State a dormire, state! State dormendo! Allora, l'hai fatto tirare Kane e poi tutta la difesa ferma con due giocatori liberi all'interno dell'area di rigore. Dopo 13 minuti già stai in svantaggio in casa tua, oh. Ragazzi, non ci stiamo a capire niente. Non ci stiamo a capire niente. Se ci stanno a saltare, ragazzi, come birilli. De sto passo tu un gol non lo fai manco per sbaglio. Cioè, in porta non ci arrivi manco per sbaglio. Non ci siamo. Ma proprio manco lontanamente. Inghilterra, ragazzi, in totale controllo del match, ma con una tranquillità allarmante.
E lo vedo da come Pickford o comunque la difesa gestisce anche in fase di nostro pressing, che non è poi così asfissiante, c'è da dire pure quello. Però ragazzi miei, se non cambi marcia, cioè, chiudila qua, vattene negli spogliatoi e fai, dagli la vinta. Dai! Mamma mia, due volte che Barella poteva tirare, non tira! Chiuso all'ultimo, dai! Fallo per loro. E stanno a perdere tempo. Cioè, non ho capito, io al 28esimo stanno già a perdere tempo. Te pigli il giallo e te stai zitto. O se no te sbrighi. 30 minuti di niente per noi. Di niente. Ci costringono a buttare palla alle ortiche. Niente, abbiamo perso un'altra palla. Scandalosi. Mamma mia, momenti segni, ragazzi. Se perde palla per strada, Retechi. Se perde palla per strada. Dai, Retechi. Vai, Gredici. Ma va. Pallone sul fondo. Non glielo dà. Lo sapevo che non glielo dava. Ci manca solo il fallo di mano di Lorenzo. Ci manca. L'arbitro non ha visto niente. Mo' vedevo se il VAR li richiama. Non ho visto niente neanche io. Il VAR è intervenuto e potenzia il penalty check. No! L'arbitro va a vedere al monito. Braccio largo, ragazzi. È già questo. Ragazzi, è braccio largo, è calcio di rigore. Se sta analizzando a lungo, guarda, sarei meravigliato se non lo fischia. Kane, che non c'era. Il calcio di rigore in favore dell'Inghilterra. È annata. Spinto pure, pressione. È annata. È andata. Tira Kane e segna. Volevo scommettere. Che mazzata, 2-0 a fine primo tempo, ragazzi. Segna Kane. 2-0 per l'Inghilterra al 44esimo ed è un gol pesantissimo questo, perché Harry Kane supera Rooney, sale a quota 54 gol. Donnarumma non ne para uno manco per sbaglio, ragazzi. Un altro no! Sbaglia un gol che sembrava fatto. Ragazzi, che cosa si è mangiato Grealish? Che cosa si è mangiato? Mi sto vergognando, ragazzi. Ragazzi, mi sto vergognando. Calcio d'angolo per noi, ragazzi. Un minimo di reazione all'inizio di questo secondo tempo. Diretto! Ma che sta a fare Kane? Che è? Che è un cane? Che fa? Vai! Ma perlomeno ha tirato, non ha preso lo specchio ma ha tirato. Devi fare molto di più per impensierire l'Inghilterra. E vi ricordo che stiamo 2 sotto 2. Ma da dove stai a tirare? Ma quale 35 che era da centrocampo? Era buona. Dai. Pia sta palla. Bello l'assist, ragazzi. Ragazzi, bello l'assist dei Pellegrini. Se ribaltano sta partita, Me metto nudo qua fuori. A Cantalino de Mameli, urlando. Oh, ci stanno 20 minuti più recupero, però svegliamose. Vai Spinazzola. La Spinazzola. Vai. Rosso! Sarebbe stato scandaloso, già Declan Rice, ragazzi! Ma vaffanculo, va! Vaffanculo!